E adesso, caro Marcello, abbiamo una promessa da È mantenere. vero, è verissimo. Dobbiamo vedere la seconda parte dell'intervista che tu hai fatto con i responsabili della Gemax Technology. Vediamo. E chiaramente il lavoro grosso è stato fatto sull'inverter, ovvero la centralina elettronica che controlla e gestisce lo scooter in accelerazione, in consumi, insomma, praticamente è il cervello elettronico dello scooter. Ha un software dedicato che ne controlla l'erogazione, ha la possibilità di recuperare l'energia in frenata, quindi per cui dal punto di vista anche della ciclistica incide perché non si adopera esclusivamente i freni, ma già al rilascio c'è una sorta di freno motore, di modo che è un imprinting di chi usa lo scooter endotermico, che quando al rilascio dell'acceleratore c'è una decelerazione dovuta al freno motore, è stata riportata anche sull'elettrico, cosa che manca in tutti gli altri prodotti in commercio. Quindi per cui su questo qua ci siamo permessi di costruire due tipologie di scooter, un 50 e un 125, pari paritetico 150 paritetico a un 50 normale. Abbiamo cercato di gestire questi due nuovi elettrici anche sotto il punto di vista della scelta del pacco energetico, di modo che abbiamo pensato che per lo scooter 50 bastasse bene un pacco energetico al piombo gel di ultima generazione. Per questo perché? Innanzitutto per contenere i costi di acquisto, quindi metterlo a disposizione della grande massa, perché è un prodotto che quando troverà il gradimento del pubblico avrà un grande sviluppo. Quindi per cui 50-60 km di autonomia effettivi. Effettivi sembra una parola scontata, ma non è così. Cioè, effettivo vuol Purtroppo non è quasi dire, mai così. ecco, vuol dire effettivamente testato su strada. Tra l'altro noi non abbiamo delegato nessuno, perché le prove su strada le abbiamo fatte noi personalmente, per cui il raffreddore ce lo siamo presi noi, cioè il freddo l'abbiamo preso noi, non abbiamo fatto raccolta dati per studiare che cosa. Abbiamo messo sul nostro scooter le batterie che noi abbiamo pensato di adottare, abbiamo quantificato il pacco energetico che noi abbiamo pensato di adottare. E con questi nostri partner con cui collaboriamo abbiamo creato un'impostazione della centralina di modo che ci appagasse come prestazioni in strada, come consumi, come tutto il resto. E abbiamo tirato fuori un prodotto che insomma fa effettivamente i suoi 50-60 km. Allora parlo 50-60 perché le batterie al piombo risentono tanto della temperatura. Quindi noi abbiamo provato lo scooter nelle peggiori condizioni. Le peggiori condizioni sono quelle invernali, quindi attuali, dove è più brutto fare prove su strada, però bisogna farle, e lo scooter fa 50 km. Quando lo adoperiamo nel periodo estivo, ne facciamo effettivamente di più, anche se è molto difficile poter usare tutta l'autonomia in un giorno, perché 60 km sono veramente parecchi, specialmente per un prodotto di questo genere. La Gemax Technology non sarà mai un'azienda che produrrà gli scooter elettrici, quindi vi occupate di tecnologia, vi occupate di impianti da applicare a diversi tipi di veicoli e deduco che si potrebbero anche applicare con lo studio corrispondente anche a una vettura, immagino, se ci fosse la possibilità. Ma con questo voglio dire, siete avviati a fornire tecnologie a coloro che avranno l'intenzione di produrre veicoli elettrici, questo è lo scopo finale. Sicuramente, il nostro scopo, cioè Gemax Technology è nata come società di progettazione e di prototipazione, non è nata come società di produzione, infatti noi intendiamo dare il nostro know-how a quelle aziende che riterranno di far uso del nostro appoggio, tecnologia, il creare dei veicoli elettrici che siano a due, quattro ruote, questo poco importa per noi, è proprio questo nuovo know-how che noi vogliamo vendere, cioè che vogliamo dare. Con rispetto al kart, saranno due strade diverse da seguire per l'azienda o siete anche sulla stessa strada di poter fornire a coloro che avranno intenzione di produrre dei kart elettrici Allora, da noleggio? la nostra idea inizialmente era nata proprio con la volontà di dare questo nostro sapere, questo nostro know-how a società che producessero kart. Solo che da questo punto di vista abbiamo riscontrato poco interesse da parte delle case.
Non fosse altro perché le case che producono in questo momento telai di go-kart sono anche produttori di motori endotermici e questo va un po' contro quello che è in questo momento il loro business. Noi contiamo sul fatto che in questo momento le case automobilistiche si stanno approcciando all'elettrico, elettrico puro, non ibrido. Pensiamo che possa dare uno spunto anche per le case costruttrici di go-kart a incrementare il loro parco di kart con una nuova, un nuovo prodotto che potrebbe essere quello del kart elettrico. Qua entriamo in un terreno minato perché ne sappiamo che sono tanti, tantissimi interessi contro l'elettrico. Ma parlando di questo, visto che voi siete da poco entrati in questo mondo tutto particolare, avete trovato tante persone, tante aziende che non ci credono, che comunque sono molto poco propense a utilizzare questo tipo di tecnologie? Noi, la percezione è che la concretezza del prodotto è inequivocabile. Questo programma è inequivocabile. Tra l'altro anche da parte degli utenti kartisti che sono alla pura ricerca della prestazione, non interessa né l'ecologia né tutte queste cose qua. Possono essere motivi scatenati per gente che ci crede, però qui stiamo parlando di gente che corre in pista, quindi vuole le prestazioni. Chi ha potuto provarlo, chi l'ha visto anche che corre abitualmente, è stato ben impressionato dalle prestazioni e quindi ha riconosciuto l'effettiva validità del prodotto. Tra l'altro comporta meno difficoltà sotto il punto di vista della gestione di un kart normale, quindi per cui sarebbe anche molto più avvicinabile. Poi, ecco, l'unico diciamo conflitto lo si trova sull'acquisto iniziale, è un pochino più elevato del kart classico. Questo anche perché i kart normali adesso sono via in produzione, per cui i prezzi si sono contenuti un po', no? Questo qua costerebbe un pochino di più inizialmente, però dopo le spese per mantenerlo, per gestirlo, per fare una stagione, ma calcoli alla mano abbiamo visto che Eugenio. Sì, alla fine della stagione arriviamo già ad avere un'equivalenza fra l'endotermico e l'elettrico. Se solo teniamo il kart per due stagioni, nell'ambito della seconda stagione abbiamo un guadagno notevole rispetto ad un endotermico. E per quanto riguarda il kart da noleggio, il kart indoor, da noleggio appunto, immagino che è ora di cominciare a svecchiare il parco che c'è in Italia almeno, perché sono un po' datati e sì, con batteria a piombo. Perfetto, sono i kart a noleggio, hanno ancora batteria al piombo, quindi sono ancora molto pesanti, poco performanti, pochissima autonomia, cosa che potrebbe benissimo invece essere ritradotta con questi nuovi kart, o meglio con i kart di nuova generazione, batterie e polimeri di litio e tutto quello che ne consegue, con un miglioramento su tutti i fronti. Quindi bisogna trovare una via di mezzo tra prestazione e costi, in modo da poter far sì che chi provi un kart del genere ottenga delle grandi soddisfazioni nell'ambito produttivo. E senza farsi male. Questo qua è veramente performante. È un'azienda come la vostra, che è giovane, appena nata praticamente, e ha già sviluppato tutte queste cose, sicuramente si sta occupando di altro, perché chi è un tecnologico guarda sempre al futuro. E sarò giornalista, faccio il mio lavoro e vi chiederò cosa avete in cantiere per i prossimi anni. Non so se sarà possibile rispondermi a questa domanda. Oddio, tante sono le cose che ci piacerebbe fare, le idee sono tantissime e spaziano a 360 gradi. Che cosa nel prossimo futuro verrà realizzato o comunque inizieremo a realizzare, questo dipende tantissimo dagli eventi, nel senso che se si svilupperanno determinate situazioni per cui ci porteranno a sviluppare determinati prodotti piuttosto che altri, ci ritroveremo appunto ad avere, che ne so, la moto da corsa piuttosto che la vettura.
Possiamo chiudere l'intervista dicendo che coloro che avranno intenzione seria di sviluppare dei veicoli elettrici con delle prestazioni vere si possono rivolgere a Vedano Labro. Sicuramente si possono rivolgere a noi come Gemax Technology. La voglia di fare è tanta e i prodotti che abbiamo già testimoniano questo fatto. Massimo Pezzini e Eugenio Lissoni, io vi ringrazio per questa intervista, in bocca al lupo per tutti i vostri progetti. Ok, grazie a te. Grazie a voi, grazie a voi. E in questo modo finiamo la seconda puntata del 2011 di Electric Motor News, che, vi dico sempre, è il primo e unico programma italiano dedicato alla mobilità alternativa ecologica. Anche questa è una puntata molto ricca, cara Valentina. Molto ricca, assolutamente. E quindi ci diamo appuntamento, sempre se vorrete continuare a guardarci, la settimana prossima, sempre in questa rete, a questo orario, con Valentina Carugno e Marcello Padin. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti. A presto.